allo stesso tempo un piano di opere da fare fin dall'autunno prossimo contro il dissesto idrogeologico, per la manutenzione delle strade. Anche in quest'area ci sono strade che non sono diciamo, tenute come si dovrebbe, e questo comporta disagi per la popolazione. Quando si parla di opere infrastrutturali, tutti pensano alle mega grandi opere, all'aeroporto distruttivo, alla mega autostrada, al terzo raddoppio. Noi pensiamo che invece, quando si parla di opere utili, di opere utili alle persone normali, ai pendolari che usano i treni, a chi usa in queste zone la macchina perché non può fare altrimenti per spostarsi e deve avere delle infrastrutture tenute decentemente, le opere appunto contro il dissesto idrogeologico per evitare che una piena venga giù mezza collina. Quindi la nostra idea è questa, ed è quella di una Toscana che deve essere omogenea nei diritti. Non ci possono essere zone di serie A, B e C, e non ci possono essere cittadini, cittadine di serie A, B e C a seconda della zona dove abitano.